Buonasera, siete collegati con lo studio di Pineta Oggi TV Online per un aggiornamento delle notizie Ecomondo 2000 in collaborazione con South Web Network di Treviso. Dunque, due le notizie da aggiornare. La prima riguarda la strage nella miniera in Turchia. A Soma continuano le proteste contro il governo. Addirittura gli agenti hanno cercato di arrestare un bimbo di appena 10 anni. Sono stati però fermati dalla folla. Salito a 299 morti, ci sono altri minatori sottoterra. Il ministro dell'energia turco ha annunciato che sabato mattina c'è stato un nuovo incendio, rendendo ancora più difficile il lavoro dei soccorritori. E allora veniamo alla seconda notizia da aggiornare. C'è stato un fortissimo maltempo nei Balcani. Dopo Serbia e Bosnia, fortissime precipitazioni hanno interessato la Croazia, in particolare la zona orientale. In diversi punti il fiume Sava ha rotto gli argini, esondando strade e case. Al momento non si hanno notizie di vittime. Ricordiamo però che in Serbia si sono registrati 6 morti. È tutto per questo aggiornamento delle notizie di Ecomondo 2000. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buonasera.